Non bello ma concreto, è tutto ciò che serve nel rush finale di un campionato di Serie C dove sono i punti a contare, parlare, fare la differenza. Questo sembra l'abbia capito il Foggia, che dopo lo sfortunato KO di Avellino è ripartito dal successo di misura contro il Monopoli. Un risultato che consente di agganciare il Pescara in terza posizione e di lanciare il guanto di sfida a Zeman, l'amore di sempre ma il rivale di oggi. Una vittoria peraltro giunta con diverse assenze pesanti, come quelle di Di Noia, Ogunseye o di Pasquale, ma ritrovando un Vacca in più. Per lui 30 minuti in campo e gli applausi dei tifosi presenti allo Zaccheria. L'ultima presenza in rossonero risaliva al 15 dicembre 2017, sempre di sera, contro il Venezia e in Serie B. Vacca tanta roba, non ce l'aspettavamo perché praticamente non è riuscito da quando è arrivato mai ad allenarsi per due giorni di seguito con un'intensità buona e questo ha fatto vedere quanto sia il giocatore esperto, sia il giocatore forte, il giocatore che ci può far fare l'ulteriore salto di qualità. Poi pensate che noi oggi avevamo fuori Di Pasquale, Schenetti, Di Noia, Ogunseye, insomma, tanta roba, per concedere tutto questo agli avversari non è facile. Un Vacca a mezzo servizio, un Beretta a mezzo servizio, quando li abbiamo tutti a disposizione il Foggia sarà una squadra che probabilmente incuterà nei confronti degli avversari che ci giocheranno contro, non più la spregiudicatezza di venire a giocare con quattro attaccanti più due terzini di spinta. Meno estetica, più sostanza, ricorrendo anche a variazioni tattiche, concetto condiviso anche dall'eroe di giornata Diego Peralta. Sì, ci sono dei momenti dove magari hai più tempo per provare a giocare bene e i punti ti servono meno, mentre magari in questo momento fanno più comodo dei punti in più piuttosto che una bella prestazione.